Allora, buonasera. Oggi andiamo a visitare Caulonia, a visitare un appartamento. Intanto dobbiamo dire che Caulonia è un paesino di mille anime più o meno, Caulonia Marina. Questo appartamento si trova in Via Torre. Via Torre praticamente per capirci è dove c'è la posta centrale, 100 metri a salire in su. Cosa possiamo dire di questo appartamento? Allora, questo appartamento è al quarto piano. E ultimo, vantaggi che praticamente non avete nessuno che vi cammina sulla testa, e questo non è poco, siete voi che camminate sulla testa degli altri. E lato negativo che è ascensorato, c'è l'ascensore installato, purtroppo non è mai stato messo in funzione. Però questo non pregiudica il valore dell'appartamento, perché sono 6 appartamenti, se non ricordo male, in tutto il palazzo. Un ascensore, metterlo a posto oggi come oggi, si possono spendere dalle 6-7 mila euro, una norma più o meno, diviso 7 persone, uno si fa il conto di quello che può uscire, e ovviamente il valore degli appartamenti si raddoppia, perché stiamo parlando di un valore di 48 mila euro. Questo appartamento costa 48 mila euro, tenete conto, un appartamento di 130 metri quadri circa, mai abitato. Cioè, mai ci ha vissuto nessuno dentro. Arrivati su questo appartamento, se si affaccia dal balcone, vediamo questa meravigliosa vista mare, una vista mare da mozzafiato. Questa è la vista dalla camera da letto, perché la cucina, il salone e l'altra camera da letto e i due bagni hanno la vista montagna, che è bellissimo. L'appartamento è stato costruito negli anni 90, 80-90, il palazzo, come dicevo, mai abitato, cosa importantissima, sottolineo, mai abitato, significa appartamento nuovo, a soli 48 mila euro. Cioè, 48 mila euro a Milano non comprate nemmeno un box auto praticamente. Vi ricordo che noi facciamo servizio mutui, cioè basta che portate i documenti e un nostro consulente troverà la soluzione migliore per voi. Su queste cifre, più o meno, a 25 anni, vi può uscire una rata di 200 euro al mese, cioè meno di un affitto. Allora io dico, andate in giro a trovare affitto, a spendere soldi per affittare delle case, quando benissimo con 200 euro al mese avete una casa vostra, che oggi e domani avete la fortuna di magari di cambiare il vostro stato sociale. Lo rivendete, lo riaffittate, fate quello che volete, è vostro, non perdete i soldi di un affitto, che magari un affitta perde i soldi e non li recupera mai. Io vi invito a venirlo a vedere, un bel appartamento, sono sicuro che vi piacerà. Grazie, alla prossima casa che visiteremo insieme.